Autostar P600. È l'anello di congiunzione tra il van e il semi-integrale. Infatti, parliamone subito di quelle che sono le sue dimensioni. Parliamo di un veicolo lungo 6,13 m, largo 2,16 m, quindi poco di più rispetto alla larghezza del van. Alto 2,79 m. Perché fare questo tipo di prodotto? A chi è dedicato questo tipo di camper? È dedicato a chi vorrebbe il van, vorrebbe le dimensioni del van, vorrebbe l'agilità nella guida del van, ma vuole anche quella che è una coibentazione e una vivibilità del semi-integrale. Primo colpo d'occhio, sicuramente il cerchio in lega da 16. Nella porta possiamo subito vedere il plissettato. Il plissettato è il Dometic, quindi la versione con la camera d'aria. Una porta grande, la serie XXL, quindi una porta più agevole nella salita, con doppio ancoraggio, quindi una porta robusta che non tende col tempo a incurvarsi. Finestratura con oscurante plissettato. In più, chiusura centralizzata. La finestra del bagno, quindi il bagno non è un bagno cieco, ma soprattutto andiamo a scoprire il gavone. Il gavone mi è stato più di una volta criticato su questo veicolo in quanto essere troppo piccolo. In realtà è un gavone che ha lo stesso volume di un gavone classico da furgone, soltanto disposto leggermente diverso, ovvero è disposto in verticale. Abbiamo caricato il veicolo con tutto quello che è quello che serve, ovvero un tavolino, abbiamo caricato i cunei, ma soprattutto abbiamo caricato non due sedie piccoline a ombrello, ma in realtà abbiamo caricato due sdraio di quelle grandi in alluminio, due sdraio che posso fare sia da sdraio che via seduta. Nella parte superiore abbiamo messo il cavo elettrico, il tubo dell'acqua. Nell'ultima parte, ancora più in alto, abbiamo messo un pacchetto di carta igienica con 6 rotoli, il liquido per il WC. Quindi capite bene che sì, in effetti a prima vista il gavone può sembrare piccolo, ma è un gavone sicuramente adeguato a quelle che sono le necessità di due persone. Se notate, nella parte posteriore abbiamo un'ulteriore apertura, ma volutamente non ho mai preso gli oggetti dalla parte posteriore. Per quale motivo? Perché se andate a notare la parte posteriore, qui vediamo esserci già la guida per il portabici, quindi nel momento in cui io avessi un portabici installato a questa altezza, magari questo mi diventa un po' più scomodo da utilizzare. Non possiamo non notare ovviamente che il veicolo esce già con il pacchetto Privilege, anche con il tendalino, quindi è un tendalino Thule. Nella fiancata lato guidatore abbiamo lo sportello del vanobombole, una finestratura per la cucina e una finestratura per la dinette estremamente generosa. Infatti è ben 110 cm per 45. Eccoci all'interno del nostro Autostar P600. È ovvio che salta immediatamente all'occhio l'enorme zona giorno di questo veicolo. È una zona giorno in grado di accogliere molte persone, con un tavolo che si apre e si chiude a libro. Questo è un veicolo che proprio dedica tanto spazio alla zona giorno. La gamba del tavolo è abbassabile elettricamente per andare a creare il letto sotto. Infatti il camper è un 4 posti omologato viaggio ed è un 4 posti letto, ovvero abbiamo un letto qui sotto trasversale e il basculante elettrico qui sopra. La circolazione d'aria all'interno del veicolo è dovuta agli oblò di generose dimensioni. Infatti possiamo vedere come lo Sky Dome è apribile ed è su tutta la larghezza. Il finestrino esterno, come abbiamo parlato prima, quello della dinette, è molto grande, e sopra la cucina abbiamo un oblò MIDI EQ. Sopra la televisione vediamo due comandi. Il primo è per abbassare elettricamente il tavolo, mentre quello sopra è il comando Lippert per movimentare il letto.
Da notare che il letto, avendo il taglio a 115 cm di larghezza nella parte più stretta, non va a impegnare la porta, la dimensione nella parte più larga è 140 cm, mentre la lunghezza è di ben 190 cm. Volgendo lo sguardo da questa parte vediamo ovviamente la centralina, ma vediamo il comando della stufa. Il comando è il CP Plus, la stufa è un combi 4 gas. Passiamo alla zona subito dietro alla dinette. Vediamo da questo lato, dietro la maniglia d'ingresso, una mensola apribile e un mobiletto per le scarpe. Subito dietro cosa possiamo notare? Un frigo grande di 145 litri monoporta della Thetford trivalente. Sotto abbiamo un'apertura, sopra abbiamo un'apertura. La cucina è una cucina di tecnica moderna, quindi è una cucina con i cassettoni. I cassettoni sono in struttura d'alluminio. Bello anche il cassetto delle posate riportato. Anche il cassettone sotto notiamo essere di forma particolare, dovuto certamente al passaruota, ma possiamo estrarre da qui il supporto in più. Il supporto in più che noi possiamo andare a fissare in questa zona o addirittura andarlo a mettere in questa zona. Alziamo lo sguardo nel piano della cucina, apriamo un piano cottura della CAN con piezo elettronico e sotto al tagliere un bel lavello di forma regolare. Alziamo lo sguardo dal piano della cucina, vediamo due cappelliere divise per massimizzare lo spazio, con la parete anticondensa posteriore per consentire la circolazione dell'aria nei pensili ed evitare l'effetto della condensa. La zona giorno è tutta su un livello, ma quando accediamo al bagno abbiamo un piccolo scalino. Salendo questo piccolo gradino accediamo al bagno, un po' un best seller in questo veicolo. Infatti il bagno è di dimensioni esagerate. La porta che divide gli ambienti è una porta a soffietto, ma soprattutto nel bagno abbiamo un bagno sicuramente più che capiente, che per una persona anche della mia altezza, se non anche di più. Possiamo notare come nel lato destro abbiamo la finestra e sopra la doccia abbiamo l'oblò. Il piano del lavandino è un piano L, lo spazio è sia sotto il lavandino, sopra il water troviamo una mensola e lo specchio è scorrevole. Lo specchio scorrevole dove troviamo sei scomparti divisi, ma ovviamente chi di noi è un po' più attento avrà notato che al di sotto del letto non abbiamo di cappelliere. Proprio quello che non si può dire che può mancare a questo veicolo è lo spazio dell'armadiatura. Infatti abbiamo uno spazio terra-cielo sulla parte sinistra del bagno con l'armadio che ha addirittura il sistema per porgere le giacche in avanti, in più tre ripiani per andare sul fondo. Anche nella parte posteriore abbiamo un'ulteriore armadiatura, addirittura divisa e con uno spazio più che capiente. Possiamo notare come sono presenti due appendini a scomparsa e nella parte sottostante invece l'apertura che abbiamo ci permette di accedere al gavone. Cosa non può mancare? E per ultimo, Autostar ci ha abituato a docce di dimensioni generose, è proprio quest'ultima. Infatti è una grande doccia a doppio scarico con pedana in legno, come abbiamo detto prima, con l'oblò sul tetto. È una doccia che possiamo paragonare a una doccia di dimensioni come quelle di casa. Riepiloghiamo il nostro Autostar P600. È l'anello di congiunzione tra il van e il semi-integrale. Riesce a avere entrambi i vantaggi. Ricordiamo le dimensioni perché sono una delle caratteristiche più importanti che mi cerca questo tipo di veicolo. 6 metri e 13, 2 metri e 16 di larghezza, 2 metri e 79 di altezza. Ricordiamo anche il fatto che ha un'enorme zona giorno, una grande cucina, frigo da 145 litri e un enorme bagno con annesso armadio. Non vi resta che venire a toccare con mano il nostro Autostar P600 dove Evo Camper, Novi Ligure, Alessandria. Ciao!